Buonasera, sono Angelo Landi, sono capo delegazione di Cremona, del FAI di Cremona. Siamo qui al Monastero della Visitazione di Santa Maria Soresina, ormai a chiusura della giornata, delle due giornate FAI di autunno. Questo è un luogo che abbiamo deciso di aprire insieme alle suore, un luogo meraviglioso, un luogo di una incredibile spiritualità. Abbiamo dovuto lavorare molto, studiare, abbiamo studiato sui testi che descrivevano l'edificio e credo che alla fine di queste giornate possiamo dire che c'è stato un grande interesse, un grande apprezzamento, soprattutto una grande dimostrazione di affetto e di affezione dei soresinesi verso il monastero e verso le suore che abitano il monastero. E credo che le persone che siano uscite da questo monastero stasera e oggi abbiano di fatto col sorriso manifestato di essersi portati a casa qualcosa nello spirito, nel cuore. Quindi questo credo che sia il grande risultato di questi due giorni del FAI qua a Soresina, in particolare qua con il Monastero della Visitazione. Sono Alessia, sono volontaria FAI da circa 5 anni, giovane, e posso appunto confermare ciò che ha detto Angelo, nel senso che siamo molto felici del riscontro, soprattutto dei soresinesi, molto entusiasti di vedere un luogo che magari persone che ad esempio abitano proprio qui di fronte dicevano che non sono mai potute entrare e visitare il luogo, per cui siamo stati molto contenti del loro entusiasmo e della loro partecipazione, che è stata molto forte, per cui persone anche da Cremona, dalla provincia, addirittura da Milano, per cui possiamo ritenerci più che soddisfatti e contenti di queste giornate. E speriamo di vedervi in primavera con il sole e niente, grazie mille a tutti. Grazie.